Radio Gazza. Ciao Matti. Ciao Dani. Eccoci qui, terzo giro. Vai. E vai, si vola con Radio Gazza. E quest'oggi ci occupiamo di altre tre cose che insomma già noi le sappiamo già, quindi siamo un po' già presi. Sì. Quindi prima gazzata! Via! Allora, Montechiarugolo, Varenne, Sua Maestà all'ippodromo. Varenne il cavallo. Maestà. Perché io l'ho messo in quella categoria lì. Alberto Tomba, Valentino Rossi. Cioè quei personaggi si scorderò Cotano. Attraggono chiunque. Così, considerando che Varenne è un cavallo, quindi non è che il suo fantino. Non parla con lui. Esatto. Cioè, più difficile, per lui è più difficile. Secondo me è ancora più degno di nota che Varenne proprio spacchi da paura, tant'è che perché viene a Montechiarugolo, che è un po' importante, quindi lo merita, però che Varenne è stra mega ultra importante, è Messi e Ronaldo insieme. Sì. Giungerà all'ippodromo di Montechiarugolo sabato 31 agosto per festeggiare, anche se in ritardo, è talmente una star, guarda, anche se in ritardo, il suo 24esimo compleanno, risalente al 19 maggio scorso. Cioè no. Questo qua ha compiuto gli anni a maggio, è ancora dietro a festeggiare, capito? Varenne, cioè il sub è in pensione adesso, quindi se lo può permettere, cioè, può bere esatto, può darsi a tutti gli ozi possibili perché ha meritato e può, no? E quindi dal 19 maggio è ancora dietro a far festa, cioè, ma senti qua, perché insieme al campionissimo, al suo proprietario e ai fan del cavallo, tra cui probabilmente ci saremo anche noi, certo, ci saranno anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Cioè, che balla! Pesante, no? Varenne, vedi che tira da bestia, tira da bestia il trot, per offrire la scherza. Allora, ovviamente poi ci sarà Miss Ippodromo 2019, perché mettiamo cavalli, bellezze, musica, spettacolo, c'è tutto nel ballo di Varenne. E c'è anche della figa, insomma. Esatto. E poi quindi allora, 24esimo compleanno, perché lui è nato il 19 maggio, quindi sappiamo tutto, è nato in maggio 24 anni fa, a Ferrara, perché c'è scritto che è il luogo di nascita, e poi una piccola citazione, cosa ha combinato Varenne nella sua lunga carriera, il leggendario cavallo trottatore più forte di tutti i tempi, nato a Copparo, Ferrara, ha sempre tenuto alto l'onore dell'Italia in giro per il mondo. Vero? Comunque insomma, bella, siamo onorati di avere Varenne. Grande Varenne. Grande Varenne, 31 agosto, se non è già passato, tutti a Montechiarugolo. Se no, lo festeggeremo un altro compleanno fa un mese. Lo seguiamo. Ma via! Seguiamo via. Il tour di Varenne. Bellissimo. Eroe. Eroe, grande Varenne numero uno. Allora, Marci, qui ci sono troppe gazzate, eh? Cioè, c'è poco tempo, è Grandeur e c'è pieno di roba. Quindi andiamo, seconda gazzata! Spettacolare. Allora, mi raccomando, qui un fondamentale, la foto notizia, Marci, pensaci tu, facci vedere. Perché qui stiamo parlando del signor, oggi festeggiamo proprio il signor Gianni Bertolini, che è riuscito a mettere insieme durante una passeggiata per i boschi della Valbadia in Alto Adige, quindi non a casa sua, esatto, un ricchissimo e fortunatissimo bottino. Ragazzi, guardate la foto, questo signore trova tre funghi porcini e quattro, tre, esatto, grossi, meravigliosi, uniti alla base, quindi anche proprio belli estinti da tutti i punti di vista. E la cosa meravigliosa è che lui sicuramente sarà una persona appassionata di funghi, come moltissimi qua a provincia, perché abbiamo anche noi gli Appennini, Aceto, Gottardo, Barezzo, tutti i posti buoni per andare a funghi. Chissà quanti chilometri di funghi avrà fatto questo signor Gianni. Il punto è che qua si chiama, io l'ho titolato infatti, il Corsaro nelle Alpi. Questa è una vittoria in trasferta, pesissima. Ci saranno là gli alpini che avrebbero pagato per trovare i loro stipendi. Sì, perché dicevamo prima che c'è gente che comunque ha la propria fungaia, sa già tutti i posti qua in zona. Quindi io vado lì, sono sicuro al 100% che ci sono i miei funghi. È piovuto, boh, c'ho il fungo lì. Esatto. E questo qua va in trasferta, si becca quel. È incredibile. Il ragionamento lì che hai fatto l'avranno fatto quelli dell'Alta Badia, no? Dell'Alto Adige, conosco la mia funga, hanno detto la novia. E invece no, arriva Gianni Bertolini da Parma. Parma! E
e dire a mente 1, 2, 3 si porta a casa e articolo di Gaza. E articolo di Gaza, foto. Noi potevamo anche non parlare perché voi guardate la foto, guardate quanto è contento e direi guardate anche sullo sfondo la bottiglia anche qui e come quel ragazzo delle coccinelle, insomma a Parma si piace, anche abbiamo anche quelle parti. Sì, 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 siamo i casti. No. Quindi vai, bella Gianni! Quanto Giannone! Bella Marci, allora torniamo a noi con la terza gazzata di oggi. Terza gazzata, terza gazzata, qua torna non è un casino, visto, perfetto. E anche qui davvero con un po' di scuse al mondo perché della roba la lasciamo andare per motivi di non essere poi noiosi perché siamo troppo lunghi e dispiace, si fanno delle scelte, è come una relazione. No, no, no. E poi stai toccando un argomento che cioè, riguarda tutti, perché parliamo di cibo. Cibo. Cibo che infatti abbiamo scelto questo perché è troppo popolare, aveva detto, perché non vorremmo mai che questo articolo messo là in fondo sulle pagine del gusto appunto della nostra amica Gaza non fosse stato notato. Me l'ho visto. io l'ho visto. Allora, cibo, il cibo del futuro. Meduse in tavola? Meduse. Ho detto meduse, dopo vedremo anche immaginare da non dormire stanotte. Quindi meduse in tavola, gli studiosi dicono sì. Dica, no, no, anche c'era bisogno, ma c'era bisogno. Per noi italiani, tra, abbiamo detto, pizza spaghetti. Sì. Noi emiliani, i locali, hanno lì il tortello, il bollino. Cioè, mamma mia. Mangiare ne sappiamo qualcosa. No? Sì. E allora voglio dire, ci fanno quella le meduse? Non lo so, ma veramente, me no. Io non lo so, ma veramente, infatti ho un po' paura perché, nutritivamente, niente da dire, sono un'ottima fonte di proteine, povera di grassi, a credo, comunque ok, ma la cosa drammatica è che è partita una collaborazione con un chef come Gennaro Esposito di Vico Equense e Fabiano Viva di Lecce, anche se le ricette sono top secret e a creda anche perché se no veramente la spronchiamo in partenza. Comunque nei ristoranti pettinati, quelli lì, lumache, cose così, già c'è la medusa, il sapore lì. Guarda, Gennaro Esposito è uno chef che a me piace molto, è abbastanza robusto, molto robusto, quindi ci sta che lui provi anche la medusa, ma perché se mai lui vuole provare tutto. È una grande. E quindi niente, insomma, in poche parole, il futuro ci porta anche queste cose qua. Hai mia amica della Basta, aspettiamo il salame di medusa. Vogliamo il salame di medusa. Infatti te l'ho detto. Va bene. Già nel ristorante. Quindi Marci, bella lì, grazie. Bravo Dani, bravissimo. Anche per oggi, bravo te. E grazie a tutti, ci si becca. Ciao ragazzi. Radio Gazza.